attività ed eroga servizi ancora più di prima. C'è stata la riunione del direttivo che ha deciso di ampliare un po' le cose. E noi naturalmente vorremmo collegarci all'associazione più importante del comune e dell'intera Valle dell'Irno, qual è la Solidarietà di Fisciano. Abbiamo parlato col presidente, col sindaco e con il sindaco di Fisciano, il quale ha saputo di questa nostra associazione, l'ha visitato, ha inaugurato insieme a noi la sede ed è rimasto contento, ma è rimasto ancora più contento perché della nostra associazione si parla in tutta la Valle dell'Irno. Noi abbiamo un grosso problema. Il problema, oltre a quello economico, c'è un problema di organizzazione. Noi abbiamo bisogno di, oltre delle nostre attrezzature, noi siamo aperti 24 ore su 24 e eroghiamo assistenza a tutti, senza motivo di lucro, e questo ci fa onore. Abbiamo deciso di ricorrere al Comune e all'Associazione della Solidarietà per avere dei locali presso l'associazione del Comune di Fisciano più importante, abbiamo detto, che è la Solidarietà. In verità, sia il presidente, sia il sindaco, sia l'onorevole Amabile ci hanno dato buone prospettive. Siamo in attesa. Noi comunque con i nostri sacrifici rimarremo aperti e dobbiamo sperare che i nostri associati contribuiscano con la loro 2 euro al mese. È una cifra irrisoria. Abbiamo dei problemi, ma anche con i nostri sacrifici stiamo andando avanti. Quindi non è niente di definitivo. Certamente questa mia idea non fallirà mai. Andrà sempre avanti e noi siamo a completa disposizione di tutti i cittadini. In questo momento, come vedi, è arrivato un nostro socio, un nostro associato, con un dolore al petto, doveva andare al pronto soccorso. Noi, oltre a fare una visita internistica, abbiamo fatto un tracciato per vedere se c'era qualche cosa al cuore. E grazie di Dio tutto è a posto e quindi non ci sono lesioni. Il paziente ha semplicemente una bronchite asmatica che io indicherò la cura, e il paziente in un minuto ha fatto tutto. Per fare questo ci vogliono 2 giorni oppure 3. Pensate un poco qual è la importanza di questa associazione, ma lo sarà ancora più importante quando avremo vicino il presidente della Solidarietà, con l'aiuto delle sue attrezzature, autoambulanze, diventerà effettivamente un grande punto di riferimento per tutta la Valle dell'Irno.